organizzato nell'ambito del cammino della missione parrocchiale che stiamo vivendo. Tanto per usare già il termine calcistico, visto la presenza del nostro amico Emiliano Mondonico, nel cammino della missione siamo nella fase del riscaldamento. Stiamo allenando i muscoli, il corpo, ma direi soprattutto il nostro cuore, per poi prepararci a vivere nel mese prossimo la missione celebrata. Perché questo incontro? Si collega un attimino già all'iniziativa, tra l'altro, che mi è sembrata molto interessante, molto istruttiva per tutti noi con il giornalista Beppe Severdini, che non è un prete, nemmeno una suora. Questa sera abbiamo un personaggio conosciuto. Una volta per lui la ribalta era il campo del calcio, come giocatore, come allenatore. Adesso la ribalta è quella, se mi permetti, televisiva, perché è invitato a tante trasmissioni come opinionista sul calcio. Emiliano Mondonico, che non è né un prete né una suora, un laico che ci racconta la sua storia. La missione sembra una cosa di suore o dei soliti cristiani. Noi abbiamo scelto personaggi non direttamente, tra virgolette, di chiesa, perché abbiamo accolto l'invito del Papa, il quale dice a noi cristiani che dobbiamo uscire dalle nostre chiese, dalle nostre sacrestie e testimoniare la nostra fede in mezzo agli altri. La fede può essere testimoniata da chiunque. Questa sera Emiliano ci racconta la sua storia e chissà come nella sua esperienza da calciatore, nella sua esperienza anche di sofferenza per la malattia che ha dovuto affrontare, che abbiamo avuto, abbiamo seguito in quei giorni sul giornale, cosa ci può dire dei valori della vita, cosa ci può raccontare della fede, come l'ha vissuta, come l'ha vivuta, che tipo di esperienza è per lui. E tanto per darvi anche una direttiva più precisa verso una tematica che abbiamo vissuto proprio nell'ultimo weekend, soprattutto il credere o il vivere i valori della vita all'insegna di quella parola che riassume tutto il Vangelo, che è la carità. Ecco, io ho già detto poco, ho parlato tanto. Volevo inquadrare un attimino l'incontro di questa sera nell'esperienza della missione parrocchiale. Adesso lascio la parola a Emiliano, aiutato dal nostro amico Mario. Ecco, un applauso di simpatia e Padre Eugenio è sempre bravo, ha una dialettica che va oltre e colgo spunto dalla parola iniziale proprio per introdurre il vivere i valori della nostra vita. Per noi arrivavo allo stadio quando eravamo molti anni meno, tutti quanti, e vedo che ci sono anche questa sera.
tifosi che hanno qualche anno in più e che amano Como, e si vivono i valori della vita. I valori della vita, sapete, speranza e carità, sono il tema importante di questa missione che abbiamo iniziato a partire da qui, che portano avanti per 5 anni di fondo della situazione della nostra. Sono tre termini, fede, speranza, carità, che possono essere collegati tra loro con le piante singole. C'è un filo conduttore, c'è qualcuno che è in passato. Non può esserci la fede senza la speranza, senza la fede. E cosa significa perché nella vita di uomo tanto, uomo di sport, la fede, andare sui campi, vivere in mezzo a tanti giovani, soprattutto in prima fila con i sacrifici, e sentirsi un uomo anche di fede. Buonasera a tutti, grazie per il simpatico invito. Il grosso dono, diciamo, che ha tutto convinto, è bastato un viaggio in macchina per convincermi, giornalista sicuramente ha delle motivazioni mentalmente particolari, però è sempre emozionante venire in un posto dove si è stato bene. Non per niente, i saggi del calcio dicono non tornare mai dove si è stato bene, anche perché è un malato pulmonare, e perciò sono dimenticato tutto quello che hai fatto. Quando hai fatto bene, che hai ricordato magari il momento, l'annata che è andata male. Anche per me è stato così, dove sono ritornato a fare il mio allenatore, però vi dirò che un buon rapporto con la gente è continuato, dopo chiaramente va molto e sempre che i risultati non fatti possono procurare. Hai detto che una ragione abbastanza importante, perché ha parlato di fede, ha parlato di speranza, ha parlato di carità, ha parlato di situazioni che chiaramente sono il sale della vita. Io ti posso rispondere con le conoscenze che la vita mi ha dato. Non sono stato un bravo studente, non ho approfondito la mia cultura, sono un pessimo tutorial. Diciamo che ogni tanto mi riesce di esprimere quelle che sono le mie sensazioni interne. E questo penso sia abbastanza importante, far capire agli altri quello che sei, quello che fai, quello che vuoi, quello che sicuramente non fa limita di essere. La fede è una parola grossa, la fede è una parola grande, la fede è una parola in questo momento di difficoltà. Cioè, credere in qualcuno, credere in qualcosa che non vede, che non ti appare, che dovrebbe essere dentro di te, ma che però in tante maniere, troppe volte, cercano di storcere un po' il significato di questa parola, che sono tutte diventate. È diventato difficile per tutti firmare una segnalità. Diciamo che personalmente ho avuto la fortuna di andare a scuola del Salesiano, di aver ricevuto una cultura dai Salesiani che era abbastanza amata grande. Ogni giorno, mattino, sera, messa, discorsi, prediche, argomentazioni, che chiaramente immaginare, perché c'è un giovane, c'è un ragazzo che ha una mente, che ama la libertà, ama il correre, ama il divertimento, e sentirsi martellare con queste condizioni della fede veramente ti porta fuori dalla realtà. Però mi sono servito moltissimo quando mi sono accorto che il mondo non girava, cioè, attorno a me, ma un po' ambientarmi in questo mondo.
Mi è servita quando raggiungo una certa maturità, che cosa vuol dire rapportarsi con gli altri, ho capito che cosa vuol dire dare una mano agli altri. Ho capito soprattutto che sì, sicuramente tu hai aiuto gli altri, ma è molto più grande l'aiuto che gli altri hanno nei tuoi confronti. Questo è determinante. Cioè, non c'è un eroe che aiuta tutti, ma c'è uno che ha bisogno dell'affetto di tutti per essere tranquillo con se stesso. Io ti dirò che in questo momento, in questo lavoro che faccio, questa di volontariato in questa comunità di egoisti, di tossici, è chiaro che quando guardo negli occhi, dopo il secondo, il terzo allenamento, e vedo un'espressione diversa, vedo una sicurezza diversa in questi ragazzi, in queste persone, che chiaramente si stavano buttando via, stavano finendo proprio la loro avventura normale nel mondo d'oggi. E vedere questi riguardi che ritornavano ad essere sinceri, che ritornavano ad essere positivi, che rivolevano continuare a vivere, che si erano accorti che avevano buttato via tutto, ma che piano piano riuscivano ancora a ottenere qualcosa. Ma questo è stato il più grande riconoscimento, il più grande regalo. Cioè, la gratitudine di queste persone nei miei confronti è il più grande regalo che mi potessero fare. Nessuno ritorna, mi ha mandato quelle soddisfazioni a livello personale. E di vittoria a livello personale, le vedi che senti soprattutto quando la sera ti guardi dallo specchio. Ci sono state tante sere che non ho avuto il coraggio di guardarmi dallo specchio, perché avevo qualcosa da farmi improverare. E anche questo è importante. Avere dentro la sensazione, la sensibilità che c'è qualcosa che non va. E non guardare dallo specchio, non guardarti negli occhi, se vuol dire che la mente deve stare nello stesso tempo. Ecco, dopo questa attività che voglio in questo momento, ti dirò che quando mi guardo negli occhi, mi dico, bravo, anche oggi sei soddisfatto di quello che hai fatto. E penso sia una cosa abbastanza naturale. Essere alla sera soddisfatto di quello che hai fatto durante il giorno. Non dovere mai abbassare gli occhi. Non avere mai dentro quella cattiveria, quella disillusione che invece sta solo in verità. La cosa più importante è quello che noi pensiamo di noi stessi. Perché se noi pensiamo male di noi stessi, fa capire le altre cose. Perché giustamente gli occhi sono stati dell'anima, ecco perché ti dico di guardarsi negli occhi. Perché non puoi mentire agli altri, ma soprattutto non puoi mentire a te stesso. Pensate come fa uno a mentire a se stesso, uno che si guarda allo specchio e mente. E di dentro ho qualcosa che non va, niente, il mio sguardo invece è diretto, interferito. Diciamo che sono libero, proprio che non mi metto in mente. Il giorno che così non parli seriamente con te stesso, chiaramente sei finito l'ora, questo è bene tutti quanti. Lo so, quello che vi dico sono solo sensazioni di vita vissuta, non c'è assolutamente niente di cultura, lenta, preparata, è solo quello che ho vissuto e sto vivendo nella vita mi dice di me. Ho questa situazione, ho avuto la grande fortuna di fare volontariato, perché è una grandissima fortuna aiutare gli altri, avere la possibilità di aiutare, avere la volontà di aiutare, avere la voglia di aiutare gli altri, senza pensare che hai dei ritorni a conto o dei riconoscimenti.
No, solamente per questa bellezza di guardarsi in faccia allo specchio e non abbassare gli occhi. Fare volontariato, io penso che si distinga di tra di voi, è la cosa più bella del mondo. Aiutare gli altri è la cosa più bella del mondo. Io penso che ci sia molta gente tra di voi che lo sta facendo, e c'è qualcuno che non lo fa. Studiamo di fare come se stesso a me, anche se io sono più tardi. Provate a farlo e poi guardate loro, per vedere come si sta bene dentro. E quando si sta bene dentro, non c'è niente di esterno che ti dà la cosa. Sembra che quanto hai detto adesso te l'abbia suggerito io, perché in effetti c'è una corrispondenza diretta con l'esperienza che abbiamo vissuto nel weekend della missione proprio sabato scorso, perché dedicando questo weekend al tema della carità proprio in questo salone, purtroppo non c'era tanta gente come oggi, si sono presentati 14 gruppi di associazioni di volontariato che operano nel territorio, chi per i disabili, chi per gli ammalati, chi per i ragazzi. E quindi, scusate se ho fatto questo collegamento, perché sentiamo veramente molto bene le parole che hai detto, innanzitutto perché partono proprio dalla tua esperienza di vita e non perché vuoi comunicare un articolo che hai letto, ma poi perché è stata l'esperienza nostra di sabato e domenica, dove abbiamo cercato di diventare questo dono della carità, che significa diventare noi dono per gli altri in un servizio di bisogno, di necessità. Ecco, volevo agganciarmi anche a questa esperienza. Quindi il tuo invito ci fa piacere, perché già è stato lanciato dal cammino della missione. Vorrei che dopo parlarsi anche della tua, e quindi sono un po' meno d'accordo. E meno male che adesso c'è questo Papa. Abbiamo avuto un Papa, nessuno me ne voglio, che parlava in Sardegna prima di questo. Adesso è ritornato il Papa che parla al cuore. Ecco, io penso che da te, se tu stai a bisogno di qualcuno che ti parla al cuore, e allora ti faccio avere tempo e ti faccio avere speranza. Se invece a qualcuno che ti parla il cervello, forse diventa troppo difficile da capire, o forse non lo vuoi capire. E penso che la fede sia soprattutto una cosa di cuore, non di cervello. E questo penso sia molto importante per chi come voi ha scelto di fare questa attività, di fare questo mestiere, al quale noi sicuramente dobbiamo. Non è male che siete voi veramente con i quali abbiamo bisogno ogni tanto di parlare, ma di parlare anche in maniera terra a terra, di parlare per capire, non di parlare per essere così impattati, no. Noi dobbiamo cercare di parlare per capire alcune cose che abbiamo difficoltà di fare. E con questo fatto sicuramente penso, abbiamo capito tante cose, e penso che tante ancora avremo la possibilità di capire, e sicuramente capiremo anche se è possibile come lo espresso parlando in un giorno. C'è un gioco mentale, come dicevo, l'esempio è questo, nel senso che a me dal punto di vista egoistico, ma dal punto di vista proprio del dedicarsi agli altri, dedicarsi alle persone che sono di difficoltà, persone si trovano magari in certi momenti della propria esistenza a dover affrontare dei muri da superare. Un'esperienza da allenatore è ultra decennale, me l'ha messa a contatto con tanti giovani, e sarebbe stato l'evoluzione
della sua avventura in tutti questi anni. Lei entra nell'osservatorio e vede tanti sogni, tante speranze, perché ci sono ragazzi giovani che ambiscono a diventare dei campioni e poi la vengono in conta. Il mondo di oggi, diciamo, è andato sempre più peggiorando, non è che abbiamo qualche anno in più. Quando parliamo del passato, diciamo, oggi non è come quando eravamo in origine. Lei, nello spogliatoio, quando entrava le prime volte, ed era allenatore con 4 anni in meno. Oggi, quando entra di nuovo con 4 anni, nota questo. E i genitori, che sono loro che costruiscono il carattere dei loro figli, come si comportano. In questi anni sono cambiati, perché vediamo che ci campi a volte i più violenti, soprattutto nel sport giovanile, nelle categorie minori, non sono da raccontare, ma sono che diventano a violenza, ma comunque ad essere spettatori. Posso tornare in genere, per esempio, è cambiato qualcosa da allora ad oggi. E ricordate loro? Allora c'erano molto meno paura di quanto non ci siano oggi. Nei nostri tempi era molto più facile fare il gioco. Nei nostri tempi, quando vivevamo per una generazione che dava del lei, pochi genitori, non incominciavano ad avere invece un atteggiamento molto più di parte. E poi allo stesso tempo non dimenticavano il lei dato al padre della madre, e perciò volevano da noi quel rispetto. E sicuramente erano genitori del mondo, a prescindere da tutto il resto. Nessuno di noi avrà mai trovato della gente migliore dei genitori del mondo. Perché tutti quanti noi sappiamo che le persone disposte sempre ad aiutarci sui nostri genitori. Allora, in quei tempi era così. Io sapevo che mio padre e mia madre mi avrebbero aiutato per tutta la vita. Io sapevo che mia madre e mio padre erano le persone più importanti della mia vita. Io dovevo andare a giocare a calcio e veramente parlo con altre persone che mi avevano. Diciamo che tra le varie culture, la mia fattoria, mi pare di madre, non sono mai venuto, perché non si fa. Essendo io figlio unico, quando ho avuto la possibilità di andare in Serie A e giocare nel Torino, tornavo a casa, sentivo dall'altra parte due persone che erano sole, perché l'unico loro figlio era andato a giocare a casa. E perciò è chiaro che mi sentivo in colpa. C'era da una parte la soddisfazione di giocare in Serie A, dall'altra parte sentirsi in colpa perché hai lasciato da soli i tuoi genitori. Però c'era questa grandissima stima verso la figura del papà e della mamma. E anche l'arrivo dell'amoroso, della fidanzata, poteva far sì che la diatriba che subito si è creata con la mamma mi portasse dalla parte dell'amoroso, della fidanzata. No, la madre era sopra ogni cosa. Ed è chiaro che nelle discussioni, nello scambio di pareri, c'era questo che è familiare, l'importanza della madre. E perciò l'importanza di avere chiaramente questo grande rispetto. Allora, loro i pericoli cos'era? Che magari di fronte a delle delusioni non potevi neanche entrare in un bar, avere un po' di cogna, un po' di grappa, perché c'erano le persone adulte che ti davano dei calci in culo. Tutti sbattevano un po' e ti dicevano, no, bambino, cosa fai? In quanti anni? Cosa fai? Cosa fai? Cioè, quella è stata la nostra gioventù. Cioè, il nostro ribellarsi, questo 68, no, che è stato un po' da tutti, viene sottolineato come l'anno della grande ribellione. In realtà era
era così, era un'annata nella quale hanno buttato l'anno, hanno buttato l'estero, c'è chi ha boccato e chi invece non ha boccato, era facile da boccare, perché è come buttare l'amo in una riserva di pesci, in una vasca con 20 pesci, chiaro che in tanti abboccavano a questo anno della redenzione, della valutazione dei giovani, di non so che cosa, perché dopo col passare del tempo, come faccio adesso che capisco che è stata tutta una messa in scena a parlare di libertà, a parlare di ribellioni, a parlare di non so che cosa. Cioè sarebbe come se mi dicessero che i Beatles e i Rolling Stones non erano loro che cantavano, loro facevano finta, erano tutti i playback, e perciò tutto il mio così, la mia fantasia attorno a questi gruppi sarebbe bene, meno male che l'unica cosa che ho letto che non erano arrivati, che la banda più grande erano, c'erano amicizia tra di loro, perciò non erano gli uni contro gli altri, ma erano assieme, ma questo fa parte di altre cose. Adesso no. Adesso per i giovani sono dietro ogni anno. Adesso le difficoltà per i giovani sono 100 volte superiori delle difficoltà che avevamo noi. Adesso il giovane veramente è messo di fronte a situazioni che sono difficilissime da superare. Ma ancora una volta ci sono i genitori. Se una volta i genitori potevano vivere in estate, perché non c'erano delle situazioni pericolose che chiedevano alla gente, il papà e la mamma adesso no. Adesso i genitori devono essere presenti vicini ai loro figli, perché non ce la possono fare da solo. E la cosa più brutta che possiamo fare come genitori è demandare ad altri il merito, il problema dell'educazione, il problema di guidare il denaro. No. Il padre e la madre che devono guidare i figli. Il padre e la madre che devono avere un occhio di riguardo. Mio padre e mia madre non sono mai venuti alla prova. Adesso penso che se io fossi il padre di un ragazzo, io lo seguirei. Lo sento a farmi, sento che la mia presenza sia importante. Ma io, genitore, devo essere uno che capisce chi è con chi va. Non posso, come allora, essere l'ultimo di quello che sapeva le cose. Perché non solo il marito era l'ultimo a sapere che la moglie era più le donne, ma anche il papà è l'ultimo a sapere che il figlio chiaramente non si può fare. Adesso non è più possibile, adesso non possiamo più lasciarli da soli. Anche perché noi adulti troppo spesso ci giriamo dal papà. Troppo stesso, non abbiamo più la forza di intervenire. Io capisco tantissimo. Alle volte è il tiro, quando vedo qualcosa che non c'è, e dentro mi si dice, ma cosa che non c'è? Ma non è giusto che noi ci rendiamo partecipi solo quando il male entra in casa nostra. Noi dovremmo essere come gli adulti di allora, che ci buttavano fuori dal bar. Adesso abbiamo altre argomentazioni, adesso possiamo dire altre cose. L'insegnamento della vita vissuta ci fa dire altre cose, però i nostri giovani hanno bisogno anche del popolo degli adulti per riuscire ad andare oltre i pericoli di tutti i giorni. Questo sembra una situazione paradossale. E proprio invece penso che sia un luogo comune. Penso che le difficoltà dei nostri giovani siano tremendamente forti e importanti, e sicuramente la soluzione da tanto. Perciò cerchiamo di dare una mano.
Abbiamo un tasto dolente, però accomuna tutti la malattia. Nella vita succede, magari non si è toccati normalmente, ma nei cantetti più casi. E poi, una cosa sulla propria pelle, magari in quel momento la vita trova un'altra strada, la possibilità, la sofferenza, mette alla prova e lì può essere la scoperta, qualcuno lo scopre, qualcuno torna alla fase del padre, nel senso che arriva a dimenticare poi il percorso iniziato da bambino quando diventava la vita, e poi lo ritrova nella macchina, non si può essere di necessario. La sua esperienza, è stato un video quel giorno nel 2011, quando si è trovato a dover affrontare una nuova, come l'ha affrontata e le reazioni nella vita, negli aspetti, nella famiglia, eccetera. Se qualcosa è cambiato, penso di sì. Mi sembra brutto dire che l'altro è una malattia che gli avvicina a Dio. Io penso che Dio non dobbiamo farlo. Io penso che Dio dobbiamo amarlo a prescindere. Se sei malato, se sei sano, se sei bene, se sei male, perché se ti rivolgo a Dio, sono quando non è Dio, per me è troppo facile, troppo comodo. Infatti gli dirò che non è. E durante quei sei mesi, dalla prima alla seconda operazione, io mi sentivo a Dio. Io pensavo che Dio, Gesù, aveva avuto da fare, non guardare uno che veramente la sua vita era nella pasta, che magari era un momento di difficoltà. Cioè, l'unica volta che ho pensato a Dio, quando sono andato nell'oncologia dei bambini, ho visto bambini di un anno, due, tre, quattro, cinque, con dei problemi dentro, tremendi, e lì mi sono rivolto, dicendo che non era giusto, dicendo di che maniera, perché io potevo essere malato, io potevo avere un tumore, loro non avevano ancora iniziato a vivere. Come si poteva vedere in quali condizioni? Qual era l'amore che potevamo avere per chi al limite e al di sopra di tutto e di tutto? Perché questa ulteriore prova d'amore con la presenza di questi bambini è difficile. È difficile anche penso alla persona più consapevole. Dare una spiegazione di questo. E perciò è chiaro che in quella volta di un punto, ma non è stato un altro un punto interrogativo, perché non è stato. E detto questo perché ce l'ho ancora detto, non è che qualcuno mi abbia detto per questo e per quell'altro, non ci siano di risposte a questo. Perché dopo non serve di Dio, serve uno stop. C'è uno stop dove dai la precedenza a tutti, dove non hai più voglia di partire. E perciò tutto manco se una macchina lontano non sei fermo ad aspettare che ti passi davanti, perché non hai più la volontà di partire. Sei arrivato, c'è uno stop e basta. Non vi dico una strada dura, ma sicuramente è. Sicuramente una strada non libera. E lì ci vogliono sensazioni mentalmente più grandi per ripartire. Le sensazioni mentalmente più grandi, mentalmente come hai detto, per la famiglia, sono più grandi. E l'amore vero, l'amore dei bambini. Queste sono situazioni e sensazioni che ti obbligano ad andare oltre lo stop. E capisco chi è in difficoltà e non riesce a riuscire.
capisco molto bene di cosa si fa fatica a trovare il tempo. Io mi auguro che tutti abbiano, se trattano, se dovesse succedere, abbiano vicino l'amore della famiglia, moglie, figli, dei nipoti, ma soprattutto senta anche in quei momenti la necessità di non lasciare nessuno da solo con le future responsabilità. Ma noi che abbiamo una certa età dobbiamo pensare anche ad aiutare chi è più piccolo di noi. E che ha bisogno del nostro aiuto, soprattutto a livello di argomentazione, perché noi abbiamo già vissuto le difficoltà della vita. E perciò loro che stanno affrontando devono sapere che cosa è successo. Dobbiamo insegnare che cosa è successo. State tranquilli che le cose negative imparano subito, perché sicuramente quando vanno a scuola, quando vanno nella società, imparano tutte le cose negative. Perché è chiaro che l'essere grande vuol dire parlare in una certa maniera. Ma noi non possiamo mandarli all'insaputa, e oltre a questo c'è anche un altro modo di parlare, che non è fatto tutto di poco tutto, però, ma è fatto anche di lato, credo, ecco perché è importante la presenza dei genitori, perché non dobbiamo farli entrare in società senza che abbiano avuto le ricevuto le decisioni, che è troppo troppo difficile, è troppo troppo complicato. Perché quando si confronta il prevenismo con essere sfidato, è difficile per tutti cercare di continuare a essere una persona perdente. Perché per tanti altri, per troppi altri, di cui per qualcuno per interesse, altri per modo di essere, c'è una grande differenza tra lo sfidato e quello comune. E questo sia una cosa sulla quale, un'altra cosa sulla quale dobbiamo riflettere. È brutto quando tuo nipote viene a casa e si dice buongiorno, buonasera alla professoressa, dicono che sia uno studiato. Non sanno capire cosa vuol dire essere educato. Non sanno capire che cosa vuol dire essere una persona che vive. Ed è difficile che quando la cosa si ripete tutti i giorni, che lui che si sente così se non ha il nostro completo approccio. Ma non deve avere il momento per fare, non deve averlo prima, perché solo così può averlo. Solo così, se vogliamo bene ai nostri ragazzi, dobbiamo confrontarci, dobbiamo farci valere, dobbiamo parlare soprattutto con loro, non metterli davanti a queste macchine maledette e siccome stanno lì ore, andarci. Bisogna parlare con loro. Loro non devono avere come amico una macchina, non devono avere come compagno di vita una tastiera, non devono pensare che dentro lì ci sia il segreto di tutto. Devono solo pensare che nei nostri rapporti c'è il segreto di tutto. Questo non è neanche un'alternativa, è solo un perdimento. Alle volte è una qualcosa con cui devi lavorare. Però il discorso finisce lì, perché quando suona la campanella finisce lì. Quando ti qui hai finito, e allora basta. E allora mi raccomando come facevamo noi. E questo è molto importante, anche se questa è una cosa estremamente difficile, perché
perché capisco che non possiamo più mandarli per la strada a giocare, non possiamo più non sapere dove vanno, oppure se vanno non sappiamo con chi vanno e che cosa può succedere. Allora forse meglio che stiano lì davanti a che cosa? All'illusione, un qualcosa che non esiste, un qualcosa che spesso e volentieri per essere dato si può pagare. E perciò dov'è il sentimento? Qualche un'altra considerazione. Poi non so se non mi ricordo più le domande che mi fa. Io vado un po' a quello che mi capita, poi ho guardato io, anche perché che io sono ignorante in materia che non sono neanche fatto del tutto. E alle volte mi dico, meno male che così. Altre volte quando leggo sui giornali che in futuro forse andremo anche a votare attraverso un tasto, è importante votare, è importante capire anche gli errori dei transitanti che hanno fatto parte di questi anni. Secondo me, visto l'evoluzione della società, gli strumenti che devono essere effettivamente ricordati adesso, strumenti e non amici. Al di fuori delle mura domestiche c'è una società che è cambiata completamente. La politica, quanto ha pesato, secondo lei, su questi temi istituzionali per arrivare a queste condizioni e soprattutto cosa spera, visto che sta parlando di speranza, per un futuro diverso, quali gli accorgimenti, quali i percorsi da intraprendere per far sì che si ritorni ad essere, non dico quello di una volta, ma rispettosi delle persone. A dire ancora grazie, prego, e non le parolacce che purtroppo sono nelle sicurezza, ma anche delle gente che li utilizzano per sentirsi forse grandi prima del tempo, ma non si accorgono, come avete ben detto prima, che è una. Sulla politica mi trovo impreparato. Mi trovo impreparato perché tutti mi hanno chiesto di non essere, tutti i partiti, ma tutti mi hanno chiesto di essere candidato. Un po' tutti i partiti, però ho detto di non a tutti, ma senza neanche allungare il discorso, perché proprio. E proprio non sono mai riuscito a capirlo, sono rimasto fermo al 68 quando capivo che c'era qualcosa che non quadrava, che non era tutto oro. Quando ho capito che non c'era un paradiso terrestre e un inferno, ma c'era un qualcosa che cercavano di ingannare. E perciò anche lì sono stato abbastanza qualunquista. Grazie, non lo so che cosa vuol dire qualunquista, se non uno qualunque, cioè, ho preferito essere uno qualunque, non sono stato protagonista, né da una parte né dall'altra, sono stato ad osservare perché né una parte né l'altra mi davano certezza, anzi, una mi dava meno dell'altra, però non c'era nessuno delle due che mi dava qualcuno, e mi parlo del 68. Adesso non lo so, adesso questo nuovo Presidente del Consiglio lo conosco, è stato sentito il cliente, è stato suo ospite 5-6 volte, cioè un bel rapporto, sicuramente è uno che vuole spaccare tutto, però il discorso non è più. Quindi, un tiro via da dare, per 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 d
a livello politico, anche se tutto quanto è politica, però la politica per la vera la lascio ad altri, diciamo, che faccio il mio dovere come dovrebbero farlo tutti, quello di andare a votare, quello di pagare le tasse, quello di fare quello che lo sa. Stato che mi dà la possibilità di toccare un bottone, accendere la luce, di avere l'acqua corrente, di avere così tante cose, finché è possibile, io credo di seguire le regole di questo Stato, giusto e sbagliato. Non so se è giusto o sbagliato, io mi auguro che sia giusto, qualsiasi sia stato chi ha preordinato determinati concetti. Quello che mi fa spesa è che difficilmente vedi una piazza di bandiere dell'Italia quando parlano con loro. Ci sono sempre bandiere diverse, non ci sono le bandiere dell'Italia. L'unica volta che vedo tutti con le bandiere dell'Italia è quando inizia la nazionale di calcio. E anche questo non mi sembra giusto, perché il calcio deve essere un passatempo, un divertimento, non deve essere l'argomento più importante di un paese. Sono gli altri gli argomenti più importanti, non il calcio. Il calcio fa parte quando parliamo di Atalanta, di te in macchina venendo da Milano a Roma, appunto. Le argomentazioni importanti sono la politica, sono la scuola, sono la chiesa. Non dimenticate, l'argomentazione importante è la chiesa. Senza la chiesa, io penso che le nostre difficoltà aumentano di meno. E in questo momento, al di là dei presenti, al di là di questo fatto che sicuramente in poco tempo ha fatto tantissime cose, non so se la Chiesa è meglio o meno. E mi auguro che arrivi con la grande possibilità. Questa attività mi sembra che è allora finalmente ho conosciuto quella frase che tu hai anticipato. Nelle parole che poi la sera seguente il Papa mio eletto avrebbe pronunciato, detto, me l'hanno convidato loro. Ecco, che tu hai detto, accoppiato da me. Fai in mente questo riferimento, perché uno dei temi più frequenti nell'annuncio del Vangelo e nella testimonianza di vita di questo Papa è appunto quello di andare come cristiani verso le periferie. Si intende la periferia verso quei luoghi che abitiamo e che viviamo, dove ci sono le povertà, le miserie, le solitudini. E come ho detto prima, invita noi sacerdoti a non essere i burocratici delle sagrestie, ma a metterci sulla strada dell'incontro con le persone. Quindi mi piace che una persona come te, che ha vissuto tanto il contatto con le persone in un ambiente particolare dello stadio, ribadisca come sia un'estrema necessità che anche la Chiesa apra le porte per diventare, non perché stiamo facendo la missione parrocchiale, ma perché è l'identità della Chiesa, diventare realmente missionario. Allora, per essere missionari, cioè portatori dei valori del Vangelo in mezzo agli altri, come Chiesa, perché Chiesa siamo tutti, non rischiamo di entrare nella mentalità della delega, come era una volta, che questo tocca soltanto a chi porta una talare oppure una suora, ma tutti come cristiani, secondo te, quale coraggio in più dovremmo avere?
E quale strategia, per come tu vedi la realtà della Chiesa nel mondo di oggi, per il mondo, nella tua stessa realtà, nelle esperienze che hai vissuto, ecco, quale strategia potrebbe essere efficace perché fossimo più missionari? Tu adesso uso un termine che di solito era relegato più a noi preti suoi, ma che è di ogni cristiano. Volete la domanda? Perché vedo no, che... volete la fatta pronta, intanto quello che devo fare. Quello che dovete fare dipende da ognuno di voi. Cioè, prima ho parlato di mestiere. Cioè, il mestiere di allenatore non si impara. Il mestiere di allenatore ce l'ha il tempo. Non è che il mestiere di allenatore lo impari subito. Pagina 1, pagina 2, pagina 3, pagina 4. Tu sei lì seduto in campanina che stai osservando 11 contro 11, una per squadra, uno solo gli avversari. Nel più breve tempo possibile, tu capisci come la tua squadra può essere in difficoltà, messa in difficoltà gli avversari, tu chiaramente fai come dire. E perciò una cosa che hai tempo. Nessun capitolo di nessun libro ti dirà fai così, se così fai così, fai questo diverso, se così fai così. No, sei tu che vedi, che percepisci, che agisci. Ed è l'istinto che ti fa fare questo, è un qualcosa che hai dentro. Io penso che se avete scelto di essere dei missionari, di essere dei preti, perché l'avete dentro, e perciò avete una marcia in più, avete un qualcosa che gli altri non possono avere. Perché non è che siete dei raccomandati, non è che siccome sei un prete, chissà quante benevolenze o quante sfide di tenute. No, sei diventato prete perché l'hai sentito dentro di te. Qualcuno, qualcosa che ti ha chiamato, qualcuno che, o qualcosa che ti ha fatto rinunciare a tutto il resto se non a quello di essere prete, essere sacerdote. E c'è chiaro che andiamo a toccare gli istinti, l'istinto che avete, che dovete avere voi. Ed è difficile per me, che non ho questo istinto, dirvi quello che dovete fare. Io posso dire quello che dobbiamo fare se questi signori giocano a calcio contro questo. Facciamo passare tra i 10 minuti, tanto per renderci conto che è vero quello che stiamo vedendo. Poi dopo, diciamo, al di là della battuta possiamo farlo. Ma il fatto di come la Chiesa deve fare per essere ancora la casa di tutti. La Chiesa non può essere solo la casa degli anziani che vanno a pregare perché avranno anni di intercessione, anni di non interno, ma andranno subito dal purgatorio in paradiso. Capisci che ormai quel tipo di Chiesa è difficile per non pensare che possa essere. La Chiesa è fatta di ben altro. Di ben altre situazioni, di ben altre logiche, un qualcuno, giustamente tu mi hai detto, nella malattia, chi ti aiuta? C'è sempre qualcuno che ti aiuta. Guai a noi se pensiamo che non c'è qualcuno che ci aiuta. Guai a noi se pensiamo che domani non è un altro giorno. Nelle difficoltà che stiamo vivendo, ogni giorno penso ognuno di noi, ognuno di voi, come possiamo pensare che domani non è un altro giorno? Che domani ci sarà un qualcosa di diverso? E cos'è questo domani? Questo domani che nasce? Se non qualcosa che ha di sopra di tutto di più. Io quando ero operato, e quando di notte, maledetta la notte, non riuscivo a dormire, perché i problemi non nascono quando siamo qui a parlare tra di noi. I problemi nascono quando sei da solo, in una camera buia, con gli occhi chiusi, con il cervello che non la smette mai di darti sensazioni. E perciò ti vedi sempre solo tu. E quella lì è la grande difficoltà, che non è il sonno,
ma è un qualcosa che non ti permette di dormire, ma allo stesso tempo anche se apri gli occhi non vedi niente. Finché al mattino alle 6 dalla tapparella non entra un raggio di sole. E allora tu lo guardi e dici ci sono ancora. E da un altro giorno. E vediamo un po' come va a finire. E questo è importante, avere questa grande fiducia nel domani. Perché succede? Perché c'è sempre un qualcosa che sicuramente ci fa sperare e ci occupa di quello. Questo è come sia una sensazione che mi è saltata fuori adesso in questo momento. Però tu o il don dovete avere tantissimi. Perché ogni volta che parlate alla gente dovete parlare delle vostre sensazioni, dovete parlare con l'istinto e non più con chi andava col cammello, con chi andava con l'asinello, con chi andava, capisci? Capisci che la Maddalena, tanto per farti un nome a caso, è una persona troppo importante per scaricarla così, in quattro parole. Perché in questo momento il vedere che ti trovi di fronte, sono più vicino alla Maddalena che alla Madonna. E allora bisogna cercare di fargli capire perché non questo. Perché la verità è tutto il contrario di quello che ti ho detto. Forse mi sto aiutando in una vera, chiaramente. Però questo è quello che mi ricordo dell'università degli anni. È quello che mi davano, è quello che quando stupo di stare in quel tavolo di collegio, in queste camerate con 50 ragazzi, che un bel momento si spegneva la luce e basta, non c'era più niente. Quando mi hanno detto chi vuole andare a fare la Via Crucis? Io! Pensando che la Via Crucis fosse una strada di terribile, dicevo almeno esco dal suo tavolo di collegio, vado a vedere in giro. Se c'è qualche bella ragazza, qualcuno da guardare, cioè se lì in collegio tutti maschi, perché no? Tutti maschi, sempre in fila, sempre è peccato di qui, è peccato di là, è peccato è che è sempre peccato. E io dico, cavolo, io devo fare la Via Crucis per Padiglio, ma di questo piatto in giro. E mi sono stato in chiesa, stava armata e dolorosa, lacrimosa. Non ti ricordi bene? Tutte! Non prendeva più! Tutte me le ricordo. E dicevo, ma quando andiamo a Via Crucis? Eravamo in quattro, io, i due cerichetti e il don. Quando nessuno voleva venire, cioè, che ti chiedi? No, vai te, non vai via a fare la Via Crucis. E non avevo la forza di capire, ma imparavo in memoria, stava a mata. Così quando lo cantavamo durante la messa, cantavamo anch'io. Stava a mata, dolorosa, giusta la luce, lacrimosa. La questione è nuova, inedita, per noi. Non è nuova. La questione è inedita, impariamo ancora. No, e impariamo a conoscere sotto. Ah! Veste, diverse, ah, lui! Pensavo che siamo andati a parlare di tanti altre cose, però non è specificato. Perché ci sono più poco del Torino, del Como, del Como che probabilmente anche la Viola, e in macchina parlate della Taranta, va bene, parliamo della Taranta, però visto, e lo so, allora, si ricorda tutto, lo so, è passato, allora, il passato. Allora, visto che si parla di passato, quindi vediamo le emozioni, per questi nomi, Simone Varia, Mario Paradisi, Massimo Alviero Pasquale Bruno, Giovanni Guerini, Stefano Maccoppi, Luca Motta, Giancarlo Genti, Massimo De Solda, Roberto Indolenza, Salvatore Giunta, Giovannino Guerini, Luca Mattei, Valerio Mazzucato, Vincenzo Tane Stefano, Marco Simicana, Enrico Totesco,
Stefano Borgonovo. Luca Mattei, Luca Mattei sta facendo un po' di più. Mi ricordo benissimo. A parte di io. Ma è Luca. E quindi il Luca Figlio sta facendo un po' di più. Sta prendendo la parrucchiera, dopo è tornato. Oh no, Lidio, sta facendo la parrucchiera. Dopo è tornato la settimana dopo. Tutto a poco, ha fatto la base e tutto. No. Tredicesimo di campionato, Cromo secondo in classifica. Vinceremo, vinceremo in tricolore, dalla curva del Cromo. Soddisfazione incredibile in una società sicuramente qualificata, in una società, io che vivo via dalla Cremonese, ne parlavo per una volta prima, è stato un po' la mia seconda famiglia, perché la Cremonese è un po' la mia seconda parte. E poi ci sono due parti. E sono arrivati in una società invece che era rappresentata in un modo, cioè, molto, 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 molto serio, molto, molto vero. Diciamo una professionalità incredibile, dove tutto è a posto di tutto. Secondo me è stato importante passare dalla gestione familiare alla gestione professionale, anche se nel finale del campionato abbiamo avuto qualche scherzo con qualcuno, non con qualcuno, con qualcuno in società, ma va bene, perché cosa mi succede, cose che succedono a determinati livelli. Di questi ragazzi posso solo ricordare bene perché è un momento che veramente in questo momento pensare in questo momento al di là di cima, con le sue problematiche già allora, con questo ginocchio, che a Stefano è successo di tutto, questo ginocchio, che è andato a Figormera, metà del Milan, non tutto del Milan, è andato in Paranza a far superare, e questo invece di togliere il ministro era incollato, il ministro staccato, questo era incollato, così la fai, ha fatto un mese di preparazione, poi la finita, poi scusa, è stato colpato il valore, è andato per altro, ma comunque abbiamo un grande ricordo di tutti quanti e sicuramente quello è stato un anno molto molto importante per la mia attività di allenatore, perché sono passato da tutta famiglia alla professionalità. E dopo andare a Bergamo, dove c'era la famiglia e la professionalità, cioè le due cose messe insieme. E anche lì, penso, una conoscenza così bravissimi, anche la gente, la gente di Como, del Como, del Toro, dell'Atalanta, come tutti quanti, perché penso che durante questa malattia, se tutti gli stati d'Italia hanno messo in qualcosa per farmi sentire che mi erano vicino, cioè vuol dire che chiaramente non sei l'allenatore di io di, sei un po' l'allenatore di tutti quanti, perché di fronte a certe situazioni chiaramente tutti il popolo del calcio si unisce. Non è vero che il popolo del calcio ha fatto di tante, non solamente di degli errori, no, il popolo del calcio sa quando deve unirsi in un blocco, in un blocco, in un blocco. Ecco perché mi ha dato fastidio questi sogni di Domenico Mendelli. Perché i morti non possono rispondere. Perché ciò è inutile, è ingiusto. E noi andiamo a mandare di un sé, quando non possono visto che siamo rientrati in un tema specifico per quanto riguarda il calcio, benissimo il secondo posto al Colcomo a chi giornata? Prezzi. Però indimenticabile, la semifinale Coppa delle Coppe, l'unica squadra rimasta in Europa, Atalanta Marini,
Va bene, molto quanto prossimo. Settimana prossima siamo a turno, molto settimana prossima, a turno magari. No, però volevo farti semplicemente una domanda, la mia è da tifoso. Io mi sono appassionato di te proprio quando sei arrivato l'allenatore della Palanta e ti ho sempre seguito con simpatia e con un affetto particolare, te lo devo dire. Tua figlia te lo può confermare. E volevo chiederti, come professionista al calcio tu ci hai dato tanto, tante soddisfazioni, come in squadra, a Bergamo, ma qualche volta in squadra. Tu dal calcio, come uomo, come persona, a parte i soldi, cosa hai ricevuto come valori, ecco, come crescita tua personale? Lasciamo da perdere l'aspetto professionistico, ma andiamo per capire cosa può dare ancora oggi un mondo del calcio che è completamente diverso di quello dei nostri tempi. Ho detto prima che io vivevo in una cartolina di qualcuno. Un chilometro fuori dal paese. E perciò la mia infanzia è stata un'infanzia abbastanza solitaria. Ma io avevo due grandi compagni. Penso 10 cannoline, che erano tutti cannoline abbandonate nel presso della fattoria perché io facevo miei, e un pallone. Il pallone è stato, ed è, uno dei compagni della mia vita che non mi ha tradito. Non mi ha mai tradito. Anche durante il periodo un po' più difficile della mia vita, che è stato quello della malattia, il pensiero di questo pallone sicuramente mi ha aiutato a superare altri pensieri molto più dannosi. Tra le due operazioni io ho continuato ad allenare squadra di seguito e questo mi ha aiutato a dimenticare quello che avevo dentro, ma a pensare solo al pallone. È chiaro che quando perdevo non sapevo più di cosa pensare. Cioè quello che avevo detto, forse la partita che avevo perso, e perciò faceva la morte di Dio. Io lo rivedo il pallone, l'ho sempre voluto dire, perché non mi ha mai abbandonato. E quindi ho detto, adesso faccio la prigionia, sì, lo rivedo in attesa di qualcuno, magari mi danno ancora a fare l'allenatore. Nello stesso tempo non so perché mi tengo. Perché faccio l'allenatore di questi ragazzi alcolisti, tossici. Chiaramente ogni settimana andiamo a fare un grande unità, ma con grande entusiasmo. Avevo una banda di bambini in un oratorio di loro, bambini dai 5 ai 8 anni, e una delle innovazioni è che facendo allenamento il sabato mattina voglio, pretendo che i papà vengano a giocare con i propri bambini. Ecco perché prima vi ho detto l'importanza dei genitori. Io vado sul campo con 20 bambini e 20 papà. E ogni papà deve giocare con suo figlio. Ai bambini di 5-6 anni non può essere una rovesciata o la diagonale o tutte le cose. I bambini di 5-6 anni basta provare, che ti tira la palla e ti tira la tira lui. Poi non contento, cambio anche. Papà si allenano con i figli di altri. E così riescono a capire le difficoltà del proprio figlio, l'abilità magari del figlio degli altri. E si crea un gruppo, e si crea un insieme, dove il papà rimane la figura più importante. E io, allenatore, mi tiro in disparo. Perché finché il ragazzo non sarà in grado di andare oltre, io non posso andare dall'educazione dei propri genitori o dalla vita dei propri genitori. Un'esperienza che non farò mai più è quando vengono i nonni. E i nonni non gliene frega niente che giocano con un bambino di 5 anni. I nonni facciamo la partitella finale, bambini contro i nonni,
i nomi dicono tutti. E quindi dicono, a 5 anni, 6 anni, la Madonna, nonni è una cosa. Però dopo Dio pensa i miei nipoti, giustamente i nonni dicono, poi si pensa a papà e la mamma a non dicare più, anche se anche noi nonni dobbiamo cercare di essere diversi. Anche se è bellissimo, mi piace, è bellissimo, dargli tutto quello che si merita, perché loro vorrebbero anche tanto, perché al giorno d'oggi non è che hanno queste cose. Io ho la fortuna di avere il marito di mia moglie che è di Genova, e perciò quando do la mancia a mio nipotino, lui la mette in banca. Non spende mai una lira lui, ma il bambino, il nipotino, è di Geno. E il mio nipotino, ogni tanto mi do, e lui fa come si va. E poi mi fa, nonna, oggi voglio fare un regalo. Andiamo, compra, e poi paghiamo noi. E ci facciamo un regalo fatto dal nipotino, e anche quello non lo fa. È una cosa bellissima, mi auguro il massimo della felicità, anche se dopo incominciano a 10 anni già altri problemi dei quali non stiamo più a parlare. Comunque questo per dirvi, come attività di allenatore mi sto dando da fare, non ho assolutamente di posto reale, perché siamo qui a parlare che domani è un altro giorno, penso che ormai ho smesso di allenare e voglio fare solo lo studionista. Sentiamo che l'idea di andare ad allenare e di andare a dare una mano a una squadra è sempre ben vivo nella mia mente. È sempre ben vivo il fatto anche che non mi vuole, non mi merita. Non mi vuole nessuno. Una curiosità, andare su Facebook e c'è una pagina Emiliano Mondonico, io non sono capace neanche di spettare il tasto per accendere. No, è mia figlia. Formazione di tanti anni fa, formazione di dare un'indicazione, è molto fatto, Torino, era 1968, andava 69, e a un momento particolare, anche lì forse c'è stato un qualcosa che arrivava. Appena passato. Sì, io, diciamo che era l'anno della mia più completa immaturità. E questo mi ha aiutato nel fare in modo che essere il sostituto di Maradona non abbia pesato sulle mie responsabilità, perché non ci volevo. Ero proprio immaturo, lo stato puro. Giocare a calcio era solo mio. Finché riuscivo a driblare gli altri, quando non ci riuscivo avanti perché mi scapperei. Ero sicuramente un pessimismo di giocatore. Una disperazione per l'allenatore. No, gli allenatori non erano disperati, ma fuori. Dicevano, fuori. E dirò che allora oltre a essere sostituto di Maroni, avevo come riserva un certo Paolo Pulici. E perciò vi dico che è stato un bel... però non me ne frega niente, non mi sentivo né dell'uno né dell'altro, e infatti ho fatto un paio d'anni, non ho giocato tantissimo, perché non avevo la maturità, cioè non avevo ancora capito che la vita era fatta di sacrifici, era fatta di impegno, era fatta di lotta, era fatta di meritocrazia. Pensavo così, che giocavo meglio degli altri, perché madre natura mi aveva dato quel dono, e quando il padre mi lasciava fuori, mi chiamavano come tre. No, non parliamo. Diciamo che noi giocavamo alle tre. E lui, quando faceva la formazione alle due, io non giocavo. E non andavo neanche in partita. Allora io aspettavo il riscaldamento, un quarto alle tre. Alle tre la squadra andava in campo, qui il panchinale, e Torino Mondonico non aveva bisogno,
ora mi sono fuori la macchina, da Torino, andavo a Rivolta, lui aveva la Morosa, e dice, ma sì, cioè non giocherò, però ho un piccolo, ma la mia Morosa l'ho sposata. Lei faceva la quinta elementare, io la seconda media, la prima volta che ci siamo sposati. E dopo l'ho sposata e adesso è tuttora mia moglie, a prescindere da tutti e adesso. No, faceva l'impiegata da Giordano. Bravo, bravo, perfetto. La storia della fare il film, ma te è un bravo ragazzo. Anzi, non vorrei mai abitarsi a video, sta come, Matteo? Sta come? Come sei? A Roma, allora no. Infatti Roma è piena di parrucchieri. Ti ho detto l'istinto da te, rispetto al parrucchiere. Ecco. Io guardo sempre i nomi. Infatti è stato mio allenatore nel 68, è venuto a vedermi nella Cremonese, siamo andati a fare un amichevole della Filadelfia, del quale chiaramente ho un ricordo che mi fa credere una certezza il fatto che veniva costruito, e perciò grazie a Mondo Carlo perché mi ha portato nel mondo dei grandi. Poi ci sono delle coincidenze particolari. Nella tua vita di Mondo Carlo c'era Mondo Carlo. Nell'Atalanta, perché Bobo Vieri è il figlio di Bobo Vieri che c'entrava nella vita. Vito Vieri non c'entrava niente, Vito Vieri è stato il mio preparatore dei portieri, quando io ho allenato il Torino, e quindi mi aspettavo. Andava a trovare il Benissimo con tutte le frange fino ad adesso. E io arrivavo di qua per scherzare. Era una cosa incredibile. Il dottor Vino ha formato da uomo Diego, Vito Diego, il nostro Angelo Cerro. Angelo Cerro è il mese verso il papà e la mamma. Il padre l'ha messo per un serio. La prima partitella che abbiamo fatto nel campo di accendere a Filadelfia, io ho tirato la prima e ho detto il primo passo da sempre. In che parte sono costretto a mettere il primo squadra. Un giocatore che è sempre meglio avere nella tua squadra, non nella squadra degli altri. Però era un bravissimo ragazzo, tipo. Come la simpatia di Aldo Arlotti quando lo aveva potuto spaccare tutto il mondo come Tondini aveva una macchina che più accelerava e più sensibile il turbo, stava andando al turbo e allora perché? Montò al turbo, che turbo? Io ho incollato su di che turbo? Frena? No, turbo perché lui. Dopo una mattina è arrivato con l'occhio nero, con gli occhiali da sopra. Arriva Fabio, con l'occhio nero, e non con gli occhiali, con l'occhio nero, ma questo è il gigante, uno si vede da sopra. E Fabio gli fa, maestro, vedo che gli occhiali. Non possibile. Com'è? Maestro, levati gli occhiali. Non possibile. Basta, levati gli occhiali, ho trovato più di un mondo. Cosa è successo? Ma ho scivolato in bagno. C'era la notte, allora, prima giornata. Sì, ricordo bene. Ho la stampa notte. Noi, prima pagina, messo con bimpa a volte in un nightclub. Dopo che la vendegra è iniziata a scivolare in bagno. Diciamo, va anche con altri... L'allenatore ha portato tanti giocatori da una squadra.
non so se viene da pensare a tanti giocatori, anche il giocatore di Como che ha avuto la storia del mondo. Con difensori e di costi, Paolo Montero. Tanto di fratello Paolo Montero, perché Paolo Montero veramente si è dimostrato un uomo vero. Si è dimostrato un uomo vero quando da solo con tutti, quindi non si tira niente. E lui in campo faceva sempre la sua parte. Io vorrei che tutti quanti adesso in squadra di Paolo Montero, che sarebbe un esempio per tutti gli altri. Io questo Paolo ancora uno che si impegnava due giorni per la domenica in Italia e ricordo durante una partita di terra per dire la partita era la domenica, non è vero. E sai cosa vuol dire quando hai in squadra un giocatore che va da un altro tuo giocatore per insegnare determinate cose? Ieri c'è veramente un confronto per quale sono occupato qui. Perché è importante avere giocatori con queste qualità e caratteristiche. Poi altri giocatori che ho avuto, proprio ieri ho avuto, ho fatto esordire nel Torino, giocavo nella primavera, ero nel maggio da allora, e la domenica, Coppa Italia, esordio proprio lui. Il sultano 1-0, gol proprio lui. L'allenatore faccio esordire il ragazzino fa gol, perché gli allenatori sono dei grandi autostimatori. Infatti fare lo stimolista ogni tanto mi trovo in difficoltà perché devo parlare bene con il mio collega, è che devo parlare bene sul serio, perché per la maggior parte parlo bene perché è un collega, male da te, se le difficoltà mi dici anche se è un dietro anche per me, ma no. Uno, cioè, dice, no, però mi sto bene, ti ho fatto bene, ti ho fatto bene, invece ci sono quelli che sono bravi veramente. E perciò tu ti senti nella tua autostima, dici, cazzo, io sono addormentato. Ed è difficile per un allenatore, perché mai se uno che ha un ruolo importante non ha dentro questo egocentrismo, non ha dentro questa autostima, non è un permaloso, è un po'. Fa parte del tuo ruolo. Tu capisci che ogni giorno 20 giornali parlano di te. E che non è vero che tu non leggi i giornali. Perché se c'è una notizia nell'ultima pagina, nel piccolino che parlano di te, sta tranquillo, che vai a leggerla. E sai quando magari non sei ben visto, che vai a leggere delle cose che non è che ti arrivi. A leggere delle cose che ti mangiano il sabato. Però a quel punto lì è chiaro che se vuoi fare l'allenatore devi anche essere disposto a subire la critica di chi di dovere, a subire. Dopo me vo a Amsterdam e alzo la sedia per spaziare in testa all'arbitro e sono qui a insegnarvi che dovete subire. Antigesti da Parco. Ehi, andiamo in Svizzera a berci un caffè, poi ti ridiamo a casa. Direi se siete d'accordo, una domanda dal pubblico. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda. Non sulle parrucchiere. Sulla mano. Sono più stanchi quello del pubblico che non lo so. No, sì. Se ti avvi su un minuto che si sente anche il microfono. Ah, sto
le chiedo una manda granata. All'effetto che prima dell'inizio della serata mi dicono che c'era un gatto d'oro che hanno appena curato e non hanno bene. E se dice che era bene, finita la serata andiamo a guardare il d'oro. Forse il parroco lo sentite in gatto che non ha guardato il d'oro. Sa che il parroco di Lodi del d'oro? Lei dice che parla a Lodi. Ok, perché noi ne siamo due, una super piano. Allora, niente, durante la presa, vediamo, andiamo avanti la presa, nel scopo della presa di prima. E dopo deve essere veramente la parte di questa sua presa. E qui la vecchia, dove ci sono troppi problemi politici che sono in quella città, ormai nessuno scrive, ormai nessuno parla di me. Secondo me lo costruiscono. Lo costruiscono anche se attualmente ci sono delle difficoltà economiche che far sì che i soldi non siano sufficienti per costruire quello che hanno in mente. Però penso che le strutture per lo stadio, lo stadio e tutte le opere più importanti, anche se non finite, verranno, perché è stata una promessa di questa amministrazione al popolo della NASA. Perciò così come è stato costruito dagli altri, sicuramente ci sarà un'altra promessa che sicuramente va a essere. Ti dirò che te lo dico anche perché mi ha parlato con questa situazione. E dopo, trattando sui soldi pubblici, non potevo assumere delle responsabilità. Perché non ci sono fatti. Non mi fatto la non mi ha fatto niente di più. Però ti sto parlando con un giovane hanno grandi interessi ovviamente a vendere così sia per danni per problemi proprio di affetto sia per questioni di interesse e perciò ecco perché in questo momento forse sono un po' allenati perché tutti potrebbero tutto. Purtroppo i soldi per fare il futuro non ci sono. L'importante è accontentarsi di un qualcosa. Sicuramente, sicuramente. Questo è quanto vi posso dire in questo momento. Grazie, Roberto. Ecco, io chiudo con una breve ricordo. Grazie a chi ci ha portato Ironico per tutta la serata, è un piacere di ascoltare un uomo vero. Un uomo vero. E io volevo chiudere con una piccola intervista che ho trovato, che lei ha lasciato, una frase bellissima, che ha ripetuto anche durante questa conversazione, in vari passaggi. Ho pregato che Dio mi aiutasse a vincere una partita, ti ricorda? Poi io mi sono chiesto, ma se aiuti me, allora puoi perdere il mio avversario? E Dio della giustizia c'è. Ero io che dovevo vincere, io soltanto. Ecco, un uomo di fede e un uomo vero. Grazie di cuore. Grazie a voi. Nella libertà di questa serata, mi fa piacere avere la
stampa, se vuoi piacere abbiamo pensato un po' di cose. Grazie a voi.